Allora, proviamo, colleghiamoci pure, lasciamo l'audio originale e poi noi naturalmente Emanuele andiamo a sentire cosa dice e poi lo commentiamo insieme anche attraverso i messaggi dei nostri amici se vogliono scriverci. Sentiamo. Allora, siamo quasi pronti, c'era la musichetta di sottofondo, ma adesso comincerà a parlare appena verrà inquadrata, naturalmente, però è tutto live, ovviamente come se fossimo lì, quindi è giusto che... Ecco, adesso cominciano a parlare, vabbè, insomma, prima ci sono i discorsi introduttivi. Aspettiamo pure che inizi a parlare Lagarde. Emanuele, quindi dicevi, alle 15:45 faranno un'altra conferenza stampa, perdonami, ho capito bene, perché ero concentrata sull'arrivo di Christine Lagarde e ho perso qualche tua parola. Esattamente, i Ok, dettagli sul sullo TPI, sullo scudo TPI antispread, saranno ok. resi noti alle 15:45 con una conferenza stampa a parte. Ha un suo senso, è già successo nel passato che ci fosse una conferenza stampa a parte per strumenti straordinari che venivano messi in piedi in atto, venivano approvati, per cui da questo punto di Ma vista è è cambiato totale. anche adesso, solitamente, adesso parla Christine Lagarde, poi ci sono le domande dei giornalisti, ci saranno prima le domande dei giornalisti, quindi sulla decisione di politica monetaria del rialzo dei tassi e poi divideranno in due. Esattamente, Ok, sarà molto focus perfetto, su grazie, questa precisazione, non, insomma, però comunque era chiaro che poi avrebbe risposto su entrambi gli aspetti, però divisi, anche per informare i nostri amici che ci seguono. Perfetto, allora vediamo, noi cerchiamo di seguire il più possibile. Ecco Christine Lagarde, sentiamola. and approved the transmission protection instrument that I will refer to as TPI. Vabbè, qua non fa altro che The Governing recapitolare Council quello che judged diceva that it is prima, i tre tassi appropriate to di take a interesse larger principali sono stati first alzati step towards di 50 increasing basis point, rate normalization path than signaled at its previous meeting. e che questo è il This primo decision has raised passaggio per la alarm-related normalizzazione della politica inflation risks monetaria. and the reinforced support provided by the TPI for the effective transmission of monetary policy. It will support the return of inflation to our medium-term target by strengthening the anchoring of inflation Decisioni di politica expectations monetaria, and the oltre al assurance TPI of per una inflation più efficace protection trasmissione della politica to monetaria, combat facendo riferimento inflation chiaramente ai paesi che expectations sono maggiormente and our esposti. upcoming meetings Chiaramente l'obiettivo è quello for di sostenere annualized il ritorno office rates dell'inflazione ad of the obiettivi Eurozone. a medio termine che sono Further funding adeguati con today, il mandato except principale della negative BCE. interest rates, allows us to make a transition to a meeting by meeting approach to our interest rate decisions. Ecco, questo lo As dicevano future anche policy prima nelle movement dichiarazioni, ci sarà un approccio dipendente, meeting by meeting, quindi per ogni riunione, su ogni riunione, per il percorso di rinormalizzazione, per cui ci possiamo aspettare anche delle oscillazioni abbastanza importanti a livello di decisioni sulla BCE. We assessed that the establishment of the TPI is necessary to support the effective transmission of monetary policy. L'istituzione del TPI è necessaria per Achieving sostenere l'effettiva easing trasmissione di policy, politica monetaria, the transmission protection instrument soprattutto will ensure perché il our Consiglio monetary continua policy stays a supported normalizzare la by politica monetaria, consensus, quindi rialzando i supported tassi, by e il capacity TPI building. garantirà che l'orientamento Signaling della this politica monetary monetaria policy sia trasmesso senza intoppi in tutti i paesi dell'Unione. deliver on its price stability mandate. The TPI will be an addition to our E toolkit ovviamente diciamo queste decisioni sono condizione preliminare perché la BCE possa adempiere al suo mandato di stabilità dei prezzi. that pose a serious threat to the transmission of monetary policy across the euro area. TPI è un'aggiunta, uno Instead, TPI strumento purchases ulteriore nella toolbox, defensive nel security kit di strumenti del against Consiglio increasing direttivo, e può risks essere of attivato per inflation. contrastare
dinamiche ingiustificate e disordinate che possono rappresentare una minaccia alla trasmissione della politica monetaria nell'area dell'euro, e chiaramente l'entità degli acquisti del TPI dipenderà dalla gravità dei rischi che devono affrontare le trasmissioni della politica monetaria. Quindi questo è quello che dicevamo prima: non c'è condizionalità e non c'è particolare decisione ex ante, quindi le mani della BCE sono molto libere su questo strumento, quindi sarà importante vedere anche cosa diranno successivamente. The decisions taken today are set out in a press release available on our website, and the details of the TPI are described in a separate press release that will be published at 3:45. Ecco, qua dice che i dettagli del TPI verranno resi noti alle 15:45 in una conferenza stampa e in una press release successiva. Economic activity is slowing. L'attività economica sta rallentando. E per effetto dell'invasione dell'Ucraina, chiaramente ci sono rischi a ribasso. Ci sono ancora incertezze abbastanza importanti e disruption, quindi interruzioni nelle catene del valore che stanno continuando a mettere sotto pressione l'attività economica. Nonostante alcune dei colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento, nella supply chain, stiano migliorando, le condizioni stiano migliorando. Il mercato del lavoro è solido, le riaperture, qui siamo un po' anacronistici, continuano a dare spinta all'economia, ma continuano ad esserci dei rischi che non possono essere trascurati. E chiaramente fa riferimento al turismo, che dovrebbe aiutare l'economia nel terzo trimestre di quest'anno. Anche per effetto del continuamento delle condizioni del mercato del lavoro sono solide. Ci sono comunque tuttavia dei rischi sui prezzi dell'energia, should aim at preserving debt sustainability as well as raising the growth potential in a sustainable. Qua sembra quasi una stoccata al futuro del governo dell'Italia. La politica fiscale deve essere conservativa e deve aiutare la trasmissione di politica monetaria, e quindi non bisogna, a detta della Lagarde, eccedere con la libertà di bilancio. Gli indicatori di mercato dicono che i prezzi dell'energia continueranno ad essere elevati, e qui potrebbe introdurre probabilmente una delle decisioni della Commissione di tagliare o limitare il consumo di gas durante l'inverno. Qui chiaramente fa riferimento all'aumento del settore servizi e la sua contribuzione nell'aumento dell'inflazione. E comunque i prezzi dell'energia continuano a contribuire in maniera significativa all'aumento dell'inflazione un po' su tutta l'economia. L'inflazione, sì, si aspetta la BCE che l'inflazione continui a mantenersi alta in maniera non desiderabile per qualche tempo. E fa un riferimento anche al deprezzamento del tasso di cambio dell'euro-dollaro, su cui impatta l'inflazione,
e che rischia, essendo le materie prime apprezzate in dollari, di compromettere ulteriormente la ripresa. Il mercato del lavoro continua a essere forte, la disoccupazione è a un minimo storico, ci sono tante aperture per posizioni di lavoro che dimostrano che chiaramente l'economia e il mercato del lavoro continuano ad essere solidi. Molto probabilmente l'attività economica potrebbe portare ad un aumento dei salari, per cui è importante mantenere e ridurre l'inflazione. Valutazione dei rischi, c'è ancora il tema della guerra in Ucraina, che rischia di impattare la crescita e l'economia, soprattutto per effetto dei prezzi alti e delle disruptions, interruzioni nell'approvvigionamento di materie prime di energia dalla Russia. E questo potrebbe portare a una persistenza di prezzi dell'energia e del cibo su dei livelli alti per tempi prolungati. L'inflazione continua ad essere alta e il rialzo si è intensificato, soprattutto nel breve termine. Ecco, si cominciano a vedere segnali di aumento dell'inflazione e di trasmissione di questo effetto sui salari, che è chiaramente un effetto molto negativo, soprattutto per un possibile avvitamento della spirale. Rischi geopolitici ed economici hanno portato a un'oscillazione indesiderata anche dei tassi di interesse del debito pubblico degli stati. E c'è un'attesa di una riduzione della domanda di prestiti alle famiglie per i mutui. E comunque c'è una necessità di mantenimento di credito alle banche abbastanza elevato, che continua nel tempo. Stiamo andando verso una direzione di meno prestiti da parte della BCE e meno lending, prestiti alle aziende e famiglie. Allora Emanuele, facciamo così, commentiamo un secondo, intanto se tu ti chiedo di sentire se dice qualcosa di particolarmente diverso rispetto a quanto ho detto fino adesso, perché credo che, non so se sei d'accordo anche tu, già abbiamo molti elementi su cui fare un primo commento. Intanto quello che mi sono segnata è sicuramente che continua a parlare di un mercato del lavoro forte, ti chiedo se sei d'accordo, nel senso, ovviamente noi non abbiamo a disposizione i dati che ha la Banca Centrale Europea, però mi sembra che sia un po', tu hai detto anacronistico perché viene legato al discorso delle riaperture post-Covid, no? Quindi comunque è chiaro che quando si è riaperto tutto c'è stato un impulso al rialzo per quanto riguarda la ripresa delle attività e quindi di conseguenza del lavoro. Però mi sembra
che sia un po' poi scollegato questo discorso del mercato del lavoro forte e importante rispetto a tutto il resto. Cioè, Lagarde ci sta dicendo che l'attività economica sta rallentando, ci sono ancora rischi al ribasso per la situazione geopolitica, quindi per l'invasione dell'Ucraina. C'è incertezza importante che mette sotto pressione quindi ancora di più tutto e parla di un'inflazione che ovviamente non potrà evaporare nel breve periodo. Ecco, come colleghiamo tutte queste criticità con un mercato del lavoro che secondo Christine Lagarde invece è forte? Allora, qua i riferimenti, diciamo, sono abbastanza evidenti, anche se non espliciti, e chiaramente fanno riferimento alla cosiddetta spirale salari-inflazione, cioè l'inflazione Sì. che sale, i salari che vengono rivisti a rialzo per effetto chiaramente delle richieste, il turnover nel mercato del lavoro qui gioca un ruolo significativo e questo porta in ultima istanza ad un avvitamento della dinamica inflazionistica. E questo chiaramente è un rischio che comincia a diventare abbastanza concreto e che è anche mal celato dalla Lagarde, nel senso che i riferimenti al mercato del lavoro così forte ed è effettivamente vero perché siamo passati da un 7,9 di tasso di disoccupazione nello scorso 2021 e siamo addirittura migliorati rispetto a questo livello di euro, di area euro, rispetto ai livelli minimi toccati diciamo prima della crisi del Covid. Eravamo poco sopra il 7%, adesso siamo al Sì. 6,6% dopo aver Sì. toccato quasi il 9%. Sì, assolutamente. E poi, ecco, appunto, vabbè, a parte insistere sul discorso dell'inflazione del mercato del lavoro, parla di alcuni colli di bottiglia che stanno migliorando, il settore del turismo che evidentemente potrà dare un po' di benzina ulteriore all'economia, però poi, insomma, diciamo che questa è una riflessione che voglio fare con te, indipendentemente da quello che ha detto Christine Lagarde, magari potremmo vedere un miglioramento, poi bisognerà capire quanto l'intervento della Banca Centrale con il rialzo dei tassi potrà aiutare dall'altra parte l'inflazione ad abbassarsi per far sì che poi, evaporato, diciamo, il momento dedicato al turismo, si possa continuare a procedere in modo più sostenuto, ecco. Sì, diciamo che il riferimento al turismo è un riferimento chiaramente legato alla stagionalità delle cose che potrebbe effettivamente portare ad un miglioramento o comunque un consolidamento dell'attività economica nel prossimo, in questo trimestre, il trimestre in corso, con i dati che chiaramente verranno pubblicati successivamente. Da questo punto di vista, diciamo, è un commento che ci sta anche se comunque Sì. è piuttosto scontato. La questione invece dei colli di bottiglia si riferisce chiaramente alla situazione cinese, dove ancora ci sono delle forti preoccupazioni sia sulla tenuta dell'economia, sia sulla tenuta del debito, soprattutto quello privato che sembra avvitarsi con la crisi dell'immobiliare e non soltanto. Sia i continui lockdown che hanno portato dopo 2 anni di Covid e di interruzioni un po' in tutto il mondo ad ulteriori interruzioni e disruptions nelle catene di approvvigionamento e nelle catene del valore un po' globalmente. Quindi sono tutte situazioni che persistono, il miglioramento che vede la BCE è chiaramente benvenuto, però è chiaro che sono ancora situazioni che Certo. sono lì. Ecco, poi ha fatto anche un riferimento all'euro-dollaro, ma lo teniamo un attimo lì congelato, poi ti chiedo, andiamo a fare anche una tua previsione sull'euro-dollaro. Ritorniamo un istante da Christine Lagarde, sentiamo ancora cosa sta dicendo e poi andiamo a vedere anche l'euro-dollaro. Lo stiamo vedendo inquadrato mentre parla Christine Lagarde, quindi lo teniamo monitorato, però riprendiamo quello che ha detto lei. Andiamo da Lagarde. Unanimous support of the Governing Council for the Transmission Protection Instrument led Beh, us come c'era da aspettarsi, le domande sono decide praticamente a tutte sul larger than ever DPI, been sul signaled meccanismo rate hikes on the antiframmentazione. occasion of Cerca this di dare meeting. spiegazioni. That Ha is detto really che la what decisione è the stata optimism unanime da parte behind del Consiglio direttivo. the Questo è curtain of Government importante Council ed è around importante this per business alcuni fundamentals. motivi I che, doubt that in relation diciamo, to questo the strumento è rate stato approvato hikes. sicuramente We had the debate oggi, alla right at the vigilia close of di una funds situazione molto and in the problematica discussion che è all doubts le appear dimissioni del governo clear Draghi in in this Italia, circumstance. diciamo che la questione legata It's a Slovenian al company sistema that di built this antiframmentazione della facility BCE higher erano step
in maniera più o meno malcelata, però indirizzata a quella che era la situazione italiana, che adesso è sotto grandissima attenzione. Sono già uscite le dichiarazioni del partito nazionalista tedesco, Alternative für Deutschland, che dicono, in buona sostanza, traduco, parafraso, attenzione, cioè perché dobbiamo pagare le scellerate degli italiani. Insomma, è un leitmotiv che torna e che molto probabilmente sarà abbastanza centrale nelle discussioni della BCE nelle prossime settimane e mesi. You will find in the press release later after the press release later after. Ancora un'altra domanda sul TPI che chiede maggiori specifiche tecniche. Lagarde ha rimandato sostanza la domanda al mittente dicendo attenzione, facciamo una conferenza stampa dopo, quindi vi daremo tutte le informazioni successivamente. Allora Emanuele, sì esatto, diciamo che c'era curiosità per questo TPI, quindi evidentemente il fatto che abbiano fatto una conferenza stampa non è bastato per calmare gli animi. L'euro-dollaro, ti chiedo questo, Lagarde ha detto, vabbè, ovviamente l'euro-dollaro si rischia, diciamo, esattamente adesso io mi ero presa proprio su cui impatta l'inflazione, rischia di compromettere la ripresa, perché ovviamente parliamo di materie prime che sono quotate in dollaro. Non mi aspettavo in realtà che facesse un riferimento così specifico all'euro-dollaro. Cosa ha voluto, quale come dire, monito ha voluto lanciare con questo? E poi ti chiedo, andiamo a vederlo, il grafico dell'euro. Dollaro, perché in questo momento sta leggermente recuperando l'euro nei confronti del dollaro, 1,0239, 0,56% di progresso per la moneta unica nei confronti del biglietto verde. Cosa ti aspetti tu, insomma, dal cambio euro dollaro? Questa è la domanda poi un po' più basica per te. Allora, diciamo che è una domanda da un milione di dollari, nel senso che ci sono alcuni elementi da sottolineare. Il primo è la forza del dollaro, ed è questa globale, contro tutte le principali valute, contro yen è stata evidentissima, contro l'euro ci ha portato sotto la parità. È una situazione che per molte banche centrali non è più tollerabile, perché chiaramente sì, va a creare un vantaggio per le esportazioni, ma con tutte le commodities a partire dal comparto energia che crescono e sono prezzate in dollari, chiaramente questo ha un impatto molto negativo e rischia di diciamo, andare ad interrompere quella catena benefica che il prezzamento della valuta offre. Dall'altro lato, la decisione di aumentare di 50 basis point oggi era forse quasi obbligata, dati i dati sull'inflazione e soprattutto visto quello che è probabilmente la decisione, quale sarà la decisione, stando ai rumors, della Federal Reserve, che rialzerà di 75 basis sì. point nella prossima riunione di politica monetaria, e questo chiaramente, diciamo, l'euro-dollaro va a prendere il polso, a offrire un termometro della situazione comparata tra le due aree economiche, e una divergenza così macroscopica in termini di politica monetaria, non soltanto dal punto di vista dei tassi, ma anche della divergenza di guidance, e quindi diciamo in maniera prospettica quelle che saranno le prossime decisioni, stava cominciando a pesare in maniera eccessiva. Lagarde l'ha visto, l'hanno visto anche gli altri membri del consiglio direttivo, ci hanno messo una pezza, vediamo poi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi come andrà l'evoluzione, però sì. Siamo in un percorso in cui da cui non si esce, e alcune diciamo, dichiarazioni che sono uscite recentemente in occasione della pubblicazione del comunicato stampa, ovvero la normalizzazione ulteriore dei tassi di interesse è considerata appropriata dalla Banca Centrale Europea, aprono la strada ad ulteriori rialzi già nella riunione di settembre, certo. Probabilmente un ulteriore 50 basis point. Sì, assolutamente. In questo caso probabilmente bisogna mettere in conto quello, no? Perché poi dovevamo partire da questa riunione con 25 per poi eventualmente, l'aveva detto nella scorsa, insomma, ci ricordiamo tutti, aumentare, però se già
è stato scelto un rialzo di 50 punti base, evidentemente si proseguirà su questa china. Ovviamente poi anche nel comunicato si legge subito, cosa che era stata già detta, che monitoreranno gradualmente, step by step, tutto, no? Quindi capiremo quali sono i primi effetti di questa politica. Emanuele, torniamo, se sei d'accordo, da Christine Lagarde e poi facciamo ancora dei commenti. And therefore, the combined forward guidance that existed for September is no longer applicable. I think if you go back to the monetary policy statement, you see very clearly Ah, qua sta parlando proprio del rialzo dei tassi di cui parlavamo prima. Diceva che si era parlato di 25 basis point nella riunione precedente, quella di giugno. La forward guidance è cambiata e quindi quelle dichiarazioni non si applicano più. E quindi adesso si passa a una situazione step by step. Per cui, diciamo, in un'ottica di consistenza della Banca Centrale Europea sul percorso che abbiamo descritto poco fa, molto ragionevolmente andremo verso una situazione di maggiore rialzo rispetto a quello che era anticipato. Quindi è una situazione che dovrebbe andare a rafforzare l'euro, a contribuire a una progressione del rialzo dei tassi piuttosto decisa nelle prossime riunioni. So on the basis of the data that we receive at the time of those projections, we will determine Chiaramente conferma che la BCE sarà sempre data dependent, quindi andrà a valutare i dati volta per volta, meeting per meeting, come diceva prima, ma diciamo che tradisce in buona sostanza una decisione abbastanza forte verso una progressione del rialzo dei tassi. The pace of no the path of normalization that we have flagged. Quindi continua a confermare, insomma, l'intenzione di andare verso una normalizzazione, forse anche più veloce, della politica monetaria. Vediamo la domanda. ECB decision on the interest rates affect the retail investors in the medium Questo è and interessante ed interessa anche forse gli ascoltatori, cioè come le decisioni della Banca Centrale Europea impatta gli investitori, i retail, i piccoli risparmiatori, chi ha mutui e chi ha altre obbligazioni o investimenti. Quindi reitera il fatto che il costo del denaro sarà più alto, hanno aumentato tutti i tassi di riferimento di 50 basis point, quindi ci sarà un impatto anche sui risparmiatori e sui loro asset finanziari, perché i tassi di interesse andranno verso il rialzo. Chiaramente qua affronta il discorso da un punto di vista positivo, nel senso che questo avrà un impatto positivo perché saranno rendimenti più alti per i risparmiatori e soprattutto fornirà ragioni per una stabilizzazione dell'inflazione, che è il punto principale dell'azione della Banca Centrale Europea. Anche questo è corretto, perché l'inflazione rischia di impattare negativamente sul risparmiatore e sul mercato in maniere quasi occulte, per cui da questo punto di vista Sì, è anche vero, no, no, è ovvio che cioè, quello che dice Christine Lagarde è assolutamente corretto, però dobbiamo anche metterlo in relazione al fatto che poi anche lei si è concentrata su questo, del tema dei salari e effettivamente sullo stato del lavoro dei paesi. E poi se vogliamo possiamo anche concentrarci sulla differenza che esiste, no, nelle economie dei vari paesi che compongono l'Eurozona, cioè è vero che se io pago, cioè se il costo del denaro più alto, i rendimenti per i risparmiatori saranno più alti, però è altrettanto vero che in un momento economico un po' rallentato sappiamo molto bene che quando aumentano i tassi di interesse, l'economia è rallentata, c'è meno richiesta di prestito, quindi automaticamente un po' tutto si ferma, cioè, preferisco evidentemente mettere da parte i soldi piuttosto che chiedere un prestito e quindi mettere in conto di dover dare degli interessi e pagare appunto per questi interessi, no, Emanuele? Quindi esatto. Tra l'altro, Lagarde sottolineava prima come ancora c'è trazione nei prestiti e nella richiesta di credito alle banche da una situazione però precedente,
che continua e potrebbe continuare, ma si attende nel breve medio termine una riduzione delle richieste di prestito e del ricorso al credito da parte dei consumatori e delle aziende. Questo è chiaramente allineato con una visione con lo scenario, insomma, che tracciavi tu, tra No, l'altro. esatto, cioè nel senso se, i rendimenti più alti sì, ma se io non posso evidentemente spendere dei soldi per non avrò neanche i rendimenti, però è chiaro che poi le cose vanno riequilibrate, ecco, Diciamo non... che negli Stati Uniti è una dinamica che si sta già vedendo, alcuni hanno già cominciato a diciamo, abbandonare, almeno per il momento, la prospettiva di richiedere un mutuo per l'acquisto di una casa, sia per i prezzi molto alti, sia per i costi di finanziamento, quindi i costi dei tassi di interesse che sono su dei livelli eccessivamente alti. Per cui da questo punto di vista, diciamo, uno scenario che sempre nell'ottica di ritardo dell'Europa rispetto agli Stati Uniti, che sono stati più veloci nell'affrontare prima la risalita dell'inflazione e poi il rialzo dei tassi, ci possiamo allinearci abbastanza Ecco, rapidamente. Però infatti un'altra cosa che mi ero segnata, mi hai anticipato tu, è proprio quella che lei ha detto rispetto alla normalizzazione della politica monetaria che avverrà anche in modo più veloce, secondo me lascia intendere o nasconde, per così dire, il ritardo con la quale è stata avviata poi questa politica monetaria più stringente per andare verso una normalizzazione, no, del livello di inflazione. Sei d'accordo? Ok. Sì, no, Ok, sono assolutamente d'accordo. No, stavo ascoltando la domanda che secondo me è ok, ok. Beh, molto interessante. andiamo a sentire, bravissimo, grazie. No, te la dico perché mi è sembrato un signore autorevole, per cui l'ho seguito con interesse. No, chiedeva ancora informazioni sul meccanismo di trasmissione, sul TPI, sulla sua azione per arginare lo spread e, diciamo, ha fatto l'esempio dell'Italia. And why do we do that? Because we want to make sure that we deliver on our mandate. We want to Vabbè, Lagarde non dà, secondo me, informazioni particolari perché vuole tenerlo per dopo e non vuole legarsi le mani, però solleva un tema importante, cioè in realtà due temi importanti. A che punto si entra per restringere lo spread, quindi sopra quale livello, e come gestire il moral hazard nei vari paesi dell'Unione, soprattutto, diciamo, quelli che hanno dinamiche di politica fiscale e politica interna, diciamo, più leggera, in riferimento all'Italia, diciamo che è proprio evidentissimo dopo anche quello che è successo ieri. Per cui, diciamo, allora, Lagarde non vedo che sta dando delle risposte, sta spiegando un attimo com'è il funzionamento del meccanismo, però questo è un argomento secondo me che è abbastanza interessante, che sarà veramente al centro dell'agenda della BCE, ma non soltanto, anche dei un po' tutti trafalchi e colombe all'interno del consiglio direttivo, perché saranno crescenti pressioni sia per diciamo, ridurre il rischio di moral hazard, quindi una spesa più libera, perché tanto c'è lo scudo anti-spread, ma al tempo stesso determinare un livello. Qui ci sono visto diverse interpretazioni, c'è chi dice 400, c'è chi dice 500, in cui la BCE intervenga. Almeno per il momento lo spread è Italia-Germania è aumentato, eravamo intorno ai 224 punti base poco fa, non so se è aumentato ulteriormente, se è stato anche più in alto, però diciamo per fare. Siamo adesso sta crescendo, allora, e aveva leggermente ritracciato al ribasso prima, nel momento in cui è uscito il comunicato stampa, perché abbiamo seguito un po' Ah, tutto l'anno. 246, Adesso molto alto. 244, io segno qui, però comunque è aumentato, sta aumentando del 6-13%, sì, esatto, molto alto rispetto a, beh, si vede anche
anche dal grafico, insomma, continua ad ampliarsi il differenziale tra BTP e Bund, Emanuele. È molto aumentato anche rispetto a ieri, 20 punti, ho visto, vabbè, ieri è stato piuttosto volatile, questo chiaramente ricomprende un aumento dei tassi di interesse, ma l'aumento anche del rischio del paese Italia. E qui chiaramente diciamo il diavolo sta nei dettagli, perché quale sarà il livello di guardia, di azione, e quale sarà chiaramente il costo poi effettivamente per i conti pubblici italiani sarà il tema centrale delle discussioni, probabilmente anche della campagna elettorale che è iniziata anche già da un po', anche se non parla tanto di spread, ma e soprattutto quelle che saranno le relazioni di potere, perché non dimentichiamoci che quando c'è l'intervento a livello europeo della Banca Centrale Europea, c'è l'Italia che ha un debito molto alto e quindi ha dei rischi più alti, e ci sono altri, i frugali, quelli del nord, che anche loro devono rispondere agli elettori e ai nazionalisti locali, che chiaramente hanno sempre un atteggiamento abbastanza non favorevole, sfavorevole, quando si tratta di andare a coprire, diciamo, politiche fiscali ed economiche non particolarmente rigorose come quelle che sono considerate quelle italiane. Andiamo ancora da Christine Lagarde, poi tra un po', insomma, perché vorrei capire se, oltre alle domande sul TPI, ricordiamo che poi si dedicherà successivamente a raccontare di cosa si tratta, adesso è interessante capire se può dare altre indicazioni rispetto all'immediato futuro, anche se credo che le cose fondamentali siano state già toccate. Allora, torniamo da Christine Lagarde, poi facciamo un po' un riepilogo io e te, Emanuele. Sì. Dice che c'è una combinazione di criteri variabili di politica fiscale e di raccomandazioni da parte della Commissione europea per dare omogeneità. E chiaramente è uscita anche una dichiarazione, adesso me l'hanno rimandata da Bloomberg, in cui Lagarde ha detto che le nazioni devono implementare politiche macroeconomiche sane, traduco sound dall'inglese con sane, per accedere al tool, quindi c'è, diciamo, una piccola condizionalità, e forse anche il motivo per cui diciamo lo spread si è innalzato in questo momento e continua a salire, perché forse c'è poca fiducia sul mercato che il prossimo governo sarà in grado di accettare la compliance, quindi l'adattarsi a regole per il debito europeo. L'inflazione, siamo di nuovo sul tema inflazione. Ci sono dei rischi di downside, quindi la possibilità che l'inflazione scenda un po' soprattutto nei prossimi mesi, ma continuerà ad essere su dei livelli non desiderabili per diverso tempo. E ovviamente la BCE reitera l'impegno ad agire sul fronte inflazionistico in maniera condizionale alle condizioni attuali, quindi
una situazione in sostanza legata sempre ai dati e quelle che sono le prospettive della banca centrale, quindi niente di nuovo in realtà su ecco proprio. Emanuele, sto notando una cosa guardando l'andamento dei listini europei, che però adesso le borse sono tutte in rosso, nel senso che intanto il nostro indice, che aveva un po' recuperato, cede l'1,79%, quindi sta ampliando le vendite. Anche il CAC di Parigi, che era insieme all'Ibex di Madrid l'unica borsa in territorio positivo, è in territorio negativo, cede lo 0,36%. Abbiamo appunto anche l'Ibex di Madrid sceso sotto la linea di parità, meno 0,58%. Il DAX di Francoforte era già in rosso, ma ha aumentato le vendite anche lui, meno 1,26%. E abbiamo il FTSE 100 che cede lo 0,78%. Quindi evidentemente, almeno a caldo, attenzione, poi bisognerà vedere nelle prossime ore, nei prossimi giorni, i mercati non sembrano tanto rassicurati dalle parole di Lagarde. Cosa dici? Ma i mercati forse avevano un atteggiamento eccessivamente positivo in questo momento, anzi sulla pubblicazione della press release erano virati quasi tutti verso la parità, anche Milano stava andando verso esatto parità, e poi sono stornati completamente. Tra l'altro anche l'euro-dollaro è tornato a scendere. Questo, diciamo, è un effetto abbastanza normale, c'è un'attesa e poi chiaramente forse vengono anche smorzati i toni rispetto a quello che era un'interpretazione da parte degli operatori dell'azione. No, infatti c'è un amico Riccardo che scrive, leggo anche un po' di messaggi, li vorrei far notare, guarda, l'ho letto dopo averne parlato, cioè dopo che tu l'hai detto, vorrei far notare che appena parla Lagarde l'euro perde sempre punti. E poi la campagna elettorale, vabbè, c'è chi parla anche della campagna elettorale italiana, tu hai detto è già iniziata da un po' in realtà, però adesso mettiamoci il cuore in pace, perché sarà un delirio da quel punto di vista nella situazione in cui siamo. Peraltro, mamma mia, la campagna elettorale, già mi immagino tutti i politici che daranno colpa ai tedeschi, francesi e americani della nostra situazione economica in declino da 30 anni. Non è mai colpa nostra, metti anche un sorriso per sdrammatizzare un po'. Bene, la campagna elettorale così è, diciamo che ci si nessuno si assume mai le colpe, sarebbe troppo bello se fosse così, anche se credo che riuscirebbero a ottenere più consensi se si facessero dei mea culpa un po' evidenti. Emanuele, l'euro dollaro perde sempre punti quando parla Lagarde, scrive Riccardo, un nostro amico. Allora, sto cercando di ricordarmi tutte le riunioni di politica monetaria per vedere se è vero, se è uno di quei bias cognitivi che ci portano a dire che è sempre così tutte le volte. Ma in realtà solitamente sulle riunioni di politica monetaria, soprattutto quando non c'è una necessità o una forte divergenza da quelle che sono le attese, i movimenti si creano sempre degli spike, quindi dei movimenti anche abbastanza ampi che vengono successivamente ritracciati con la conferenza stampa. Succede con Lagarde, succede con Powell, succede con Kuroda, succedeva con Carney. Ho seguito poco le ultime riunioni della Bank of England, ma diciamo che è una cosa abbastanza normale che succeda sia in una direzione che nell'altra. È chiaro che maggiore decisività e maggiore incisività da parte della Lagarde, che in queste ultime risposte ha sembrato un po' tentennare rispetto a quella che era il suo decisività sui mercati, potrebbe aver contribuito. Tuttavia c'è un'altra questione che va tenuta in considerazione. Un minuto, apro Wall Street in rosso. Sì, quindi c'entra, bravissimo, no? Sì, vediamolo anche qui. I mercati che scendono, Wall Street in questo caso, che trascina a ribasso anche l'Europa, solitamente sono associati ad un rialzo del dollaro, rafforzamento della moneta unica, del biglietto verde, che essendo il denominatore sul nostro cambio principale ci trascina a ribasso, quindi forse questa volta non è
Esattamente Non è colpa di. colpa di cielo. Allora, ti leggo altri messaggi, altre considerazioni e poi tu fermami se senti magari qualche cosa di particolarmente incisivo. Allora, Maurizio scrive sul discorso del mercato del lavoro forte, che è un po' la perplessità che ho avuto anche io. Piena occupazione, ma dove vive? Manca personale proprio nel settore turistico, ecco, che dovrebbe essere trainante ora, per non dire dei problemi dell'edilizia, dove il 110% ha creato più problemi. Vabbè, allora, questi ovviamente il 110% è un problema tutto italiano e secondo me effettivamente meriterebbe un capitolo a parte perché E quello parliamo. sta mettendo in difficoltà, però bisogna dirlo, molte imprese edilizie che non sanno più come muoversi, insomma, anche perché se si continuano a cambiare le regole si crea un casino pazzesco, scusate la parola poco professionale, ma di quello ne parleremo comunque perché merita. Però il discorso effettivamente dell'occupazione, la piena occupazione legata all'aspetto turistico, è vero anche che in questo momento stiamo assistendo, per esempio, Emanuele, in un momento in cui non dovrebbe esserci, mai dovrebbe esserci, ma soprattutto in questo momento, proprio perché si dovrebbe vedere il rilancio, no, perlomeno del settore, ha un caos terribile, per esempio, sul comparto dei voli, manca personale, spesso ci sono voli in ritardo, questo causa ovviamente un rallentamento continuo. Diciamo che forse non siamo pronti a sostenere questa ripresa, però vuol dire che qualcosa manca, perciò come si fa a parlare di piena occupazione, soprattutto in prospettiva futura? Ecco, è un po' la perplessità che io ho avuto e che sta avendo anche questo nostro amico. Ma perplessità, diciamo, Lagarde non credo che parli di piena occupazione, ha parlato di un mercato del lavoro forte ed effettivamente i dati ci dicono che è così. Immagino che non abbia la pretesa di descrivere in due parole forte mercato del lavoro, quattro anzi, una situazione che è molto differenziata tra i diversi settori, al di là chiaramente di quelle che sono le notizie di cronaca su baristi che non si trovano, alternatività al reddito di cittadinanza e altro in Italia, è una situazione che è abbastanza globale, perché come abbiamo visto recentemente ci sono tanti posti vacanti, quindi tanti posti di lavoro disponibili che non riescono ad essere riempiti per un po' per una mancanza di skills, un po' nel comparto turistico per una mancanza di o comunque una incapacità o tempistiche diverse, perché io ho volato un po' nell'ultima settimana e mezza, ho subito i ritardi e le cancellazioni, per esempio, con vettori low cost di cui non facciamo i nomi. Hanno avuto che nel Regno Unito avevano lasciato a casa, perché hanno base nel Regno Unito, avevano lasciato a casa tante persone in occasione della crisi pandemica. Adesso, per recuperarle tutte, per tornare a un 100% di efficienza, hanno dei costi di retraining, ma anche dal punto di vista delle regole per avere il pass, banalmente per poter lavorare in aeroporto, devono passare 3-6 mesi. Quindi ci sono proprio questioni tecniche che non sono legate solo alla voglia, non voglia, di lavorare, disponibilità, o stagionalità, che chiaramente devono essere prese in considerazione. Per cui, diciamo, per il momento, i dati sull'occupazione sono questi, sono diversificati, ma ci sono molte frammentazioni e anche questioni tecniche. Chiaramente, se uno non va a guardarsele tutte, non può sapere, quindi poi anche il suo Certo. giudizio viene un po' deviato, insomma, dall'impressione. Certo, poi ancora ci stanno seguendo tanti amici, li ringrazio tutti ovviamente. Allora, BCE più crisi, più austerità, più svendita dell'Italia, grazie per lo spazio concesso, ovviamente è riferito al fatto che leggiamo i messaggi. Poi, con tutto il rispetto, sì, con tutto il Sostanzialmente, no, ragazzi, no. strumento antiframmentazione, per cui se questa è l'austerità, vediamo, insomma. Poi, con tutto il rispetto, ma avere tassi di interesse con 0% sicuramente non la combatti e alzarla, beh, infatti adesso vengono alzati proprio per contrastarla, e alzarla ulteriormente sopra 1,5 potrebbe risultare disastrosa, soprattutto per noi italiani, ed è per questo che si va con cautela, cioè si monitora punto per punto, ma è anche per questo, e poi ti ridò la parola Emanuele, che purtroppo
sia Powell prima che Christine Lagarde adesso non ci stanno nascondendo che un rallentamento economico potrà essere evidente, perché ovviamente con il rialzo dei tassi di interesse si combatte l'inflazione, si cerca di combattere l'inflazione, vedremo con che timing e con che interventi, però nello stesso tempo si potrebbe effettivamente andare verso un periodo più difficile economicamente parlando. Una volta si parlava di attività economica surriscaldata e di raffreddamento dell'attività economica. Diciamo che il rialzo dei tassi è volto a creare un raffreddamento dell'attività economica e quindi una riduzione della domanda e quindi una riduzione dell'inflazione. Per cui da questo punto di vista diciamo che andiamo in quella direzione lì, questo è quello che succede, che è sempre successo con l'azione delle banche centrali, altrimenti andiamo, diciamo, se non viene arginata l'inflazione in un momento in cui le banche centrali sono anche causa di questa situazione, perché i forti aiuti alle famiglie, alle imprese a fondo perduto e non soltanto, che sono stati erogati negli ultimi 2 anni, hanno portato a questa situazione qua. Quindi diciamo, prima li vogliamo, poi non vogliamo, creiamo questa situazione, perché il surriscaldamento dell'economia è anche per effetto di questo, e poi è ovvio che c'è qualcuno che deve entrare a gamba tesa per affrontare, perché altrimenti finiamo in uno scenario che io definisco da incubo, che è un paese che abbiamo anche tra l'altro abbastanza vicino, che è la Turchia, dove l'inflazione gira intorno all'80%, vuol dire che in un anno i prezzi raddoppiano letteralmente. Assolutamente sì, ricordiamo che in un anno nell'area euro è più che quadruplicata l'inflazione, siamo partiti dall'1,9% e siamo arrivati all'8,6%. Allora, un amico fa notare come il gold, cioè fa notare il supporto importante del gold, scrive: gold minimo fatto, candela oraria di 1%, il gold che ecco poco fa era ai 1700 dollari l'oncia, adesso è 1702, sta leggermente recuperando, ma insomma il gold, non so se vuoi dire qualcosa Emanuele su questo, poi ti leggo anche un altro messaggio che non riesce più ad assolvere al suo ruolo di bene rifugio. E poi ti leggo tutto, poi ti lascio a te la parola. Tommaso che chiede: come è stata ricevuta dalla BCE la notizia della caduta del governo Draghi? Beh, Christine Lagarde non si è proprio, non ha speso troppe parole sulla caduta del governo Draghi, perché non era la sede giusta, chiaramente dovrà tenerne conto, in quanto l'Italia ovviamente avrà delle ripercussioni in seguito all'instabilità politica e quindi dovrà fare conti con, anzi gli altri paesi della zona dell'area euro dovranno fare i conti con questo. Quando c'è instabilità chiaramente ci sono una serie di conseguenze che vanno valutate. E poi un altro messaggio: in questo ambiente noi abbiamo un mix, lo leggo proprio in diretta e vediamo, spero non ci siano cose strane, un mix diverso, sia moneta circolante in eccesso, ma il problema vero è la rottura della supply chain che necessita di investimenti. Il rischio che alzando troppo i tassi di interesse non farai degli investimenti che l'Occidente ha bisogno. E beh, questo è un po' il rischio, no? Che si penalizzi poi lo scambio anche commerciale effettivamente, perché se io devo risparmiare vado a spendere meno, vado a diminuire i rapporti commerciali che ho con altri paesi. Emanuele, ma questo è da mettere in conto, ecco, non so se vogliamo partire da qui o se da altro. Io ti offro un'altra visione. Sì. Tendenzialmente quando devo spendere meno vado a comprare in paesi dove i costi di produzione sono molto più bassi, quindi favorisco soprattutto dall'Occidente lo scambio internazionale, forse andando a penalizzare quella che è la produzione interna, che però offre questi servizi. Per cui diciamo che qui la situazione non è di facile risoluzione, e c'è assolutamente da considerare un altro punto, che è quello del, come diceva bene il telespettatore, il vero problema sia sul fronte rialzo dei prezzi, che diciamo anche sulla parte energia, non è tanto la guerra. Noi l'inflazione l'abbiamo vista alzarsi anche in maniera abbastanza forte, il prezzo dell'energia l'abbiamo visto alzarsi in maniera abbastanza forte ben prima dell'entrata
della situazione di guerra in Ucraina. Per cui diciamo che questo rialzo dell'inflazione, questo rialzo dei prezzi delle materie prime è figlio di un surriscaldamento dell'attività economica. Riferimenti all'instabilità in Italia? No, non li fa, non è appropriato farli, anche perché rischi di creare una situazione di diciamo quasi provocazione in un contesto molto delicato come la gestione della crisi, diciamo, politica e la crisi di governo in Italia. Lagarde ha appena detto che la BCE non esiterà ad usare lo strumento, il TPI di gestione della crisi dei bond. Insomma, diciamo che sembra che stia uscendo tutto il contrario di tutto da questa conferenza stampa, e questo non è positivo. No. Oltretutto, tanto per destabilizzare ancora di più i mercati. Senti, leggiamo ancora qualche messaggio, poi ovviamente ti saluto, Emanuele. Allora, scusami, l'ultima cosa sul gold. Ah sì, sul gold, bravissimo. Diciamo, non è tanto un discorso di riserva di valore, ma quanto ormai è diventato asset alternativo all'andamento dei rendimenti negli Stati Uniti. Quindi diciamo che quella è la correlazione da guardare. Ecco, un'altra relazione invece si sottopone un amico. Sembra chiara, scrive, la relazione tra euro-dollaro e andamento BTP. Un commento? Euro-dollaro, andamento BTP... ci sta, nel senso che un po' tutti i titoli di Stato europei vanno a allora la forza dell'euro è essenzialmente la forza dell'andamento dei decennali, dei tassi di interesse di riferimento della Banca Centrale Europea, visto in riferimento a quello che succede negli Stati Uniti. Quindi è corretto, quasi lapalissiano come commento, quindi sì, assolutamente così. Ok, e intanto lo stiamo vedendo, l'euro dollaro in questo momento sta leggermente cercando di recuperare, però siamo sempre a 1,0184. Prima un amico parlava di un processo di implosione dell'euro che sarebbe già iniziato, cosa rispondi tu? Lo dicono da quando è entrato in vigore l'euro, vediamo. Vediamo. Allora, Emanuele, andiamo su ancora un attimo da Lagarde per sentire, anche perché tra poco si fermeranno perché poi si dedicheranno al TPI, ma andiamo a sentire cosa si sta dicendo e poi chiudiamo anche noi. Alex, and by the way you described it, how fast can you trigger if a country needs this kind of shield? Ecco, questo è interessante. Sta parlando sempre del TPI, che è uno scudo che protegge i paesi, e la trasmissione, la velocità con cui la BCE potrà intervenire. Questo è molto interessante. Vediamo un po' cosa risponde Lagarde. Thank you very much. The transmission protection instrument is an instrument intended for transmission of monetary policy through. In sostanza dice che il TPI è un meccanismo di trasmissione e come tale verrà utilizzato per facilitare la diffusione della politica monetaria e la trasmissione della politica monetaria in maniera contro una trasmissione disordinata, e rimanda chiaramente a un minuto alla press release sul tema, per cui lo possiamo vedere magari anche in diretta. Ok, qua dice che ci sono dei parametri per l'impiego, ma non ci sono tutti, perché alcuni saranno chiaramente legati a una condizionalità di un certo tipo e quindi lasceranno un buon livello di discrezionalità alla Banca Centrale Europea.
we can do so at any point in time. Dice che la capacità di azione comunque dell'istituto centrale è assolutamente veloce, quindi l'azione potrebbe essere, non dice immediata, però insomma, molto veloce nella risposta. E allora Emanuele, se tu puoi, sei d'accordo, magari restiamo ancora 10 minuti con te, così vediamo le prime domande sul TPI e cerchiamo di rispondere anche a quelle, poi ti lascio libero, sei stato assolutamente super disponibile, gentile, e non vorrei approfittare del tuo tempo visto che è una giornata particolare. Dimmi se puoi stare ancora con noi 10 minuti. No, c'è stata una tempesta perfetta in questa giornata. Infatti, però dimmi tu, possiamo stare ancora 10 minuti con te, così sentiamo qualcosa sul TPI? Allora, vediamo. Anche 5, magari le prime due domande. Riesco a dare un'occhiata allo strumento, dovrebbe essere pubblicato adesso. Ecco, infatti, vediamo quando lo pubblicano, che anche a noi interessa, così diamo l'input ai nostri amici e poi anche noi siamo in chiusura, quindi è solo... Anche perché hanno interrotto adesso la conferenza stampa, vediamo un attimo se... Esatto, allora, io intanto, guarda, facciamo così, vado a vedere cosa sta succedendo sui mercati, tu interrompimi pure se arriva qualche notizia, giusto per... Press release, Transmission Protection Mechanism. Allora, andiamolo ad Emanuele, sì. Che può essere attivato per contrastare dinamiche di mercato disordinate. I parametri di acquisto saranno incentrati chiaramente sulle securities del settore privato emesse da governi centrali e regionali e agenzie governative, così come definite dalla BCE, con remaining maturity, quindi con maturity residua da 1 a 10 anni, può considerare anche l'acquisto di securities, quindi titoli del settore privato, se appropriati. L'eligibility, quindi i parametri di accettazione, il compliance con il framework fiscale dell'Europa, quindi rispetto del fiscal compact e del framework fiscale in generale, non essere soggetti a una procedura di deficit eccessivo e non essere stato giudicato come paese che non è riuscito a prendere azione rispetto a raccomandazioni del Consiglio d'Europa, quindi un paese che se è stato se ha avuto un'infrazione, ha avuto dei commenti, ha preso azioni che non sono giudicate inefficaci. L'assenza di scompensi macroeconomici importanti, non essere stato soggetto ad una procedura di scostamento eccessivo, excessive imbalance procedure, e anche in questo caso non c'è stata una situazione di non compliance con le raccomandazioni del Consiglio europeo. Sostenibilità fiscale, la traiettoria del debito pubblico, e qui è molto ampio, è sostenibile, e la sostenibilità, l'azione, l'analisi di sostenibilità fatta anche dalla Commissione europea e dal MES. Okay. Quindi diciamo che c'è un'azione abbastanza incisiva da parte di quelle che era il tanto blasonato MES, quindi qui entra in campo a gamba tesa. Politiche macroeconomiche sostenibili e sane, che rispondano e abbiano, siano in compliance con il piano di ripresa e resilienza della Commissione europea. Per cui qui la situazione, ci sono diverse condizionalità, potrebbero non essere tutte, però per il momento questa è la situazione Va bene.
TPI. Va bene, Emanuele, grazie. Ti saluto, ti ringrazio naturalmente. Emanuele Rigo, seguitelo sui suoi canali personali e grazie per essere stato con noi così a lungo. Ci sentiamo presto per altri collegamenti. Ti auguro una buona giornata.